Riccardo, ma insomma te che fai? Insegno letteratura giapponese alla statale. È uno. Dire che penso che ogni tanto tua mammusca mi è considerato un pesantone. Assolutamente no. No. Vi voglio bene. Non lo sopporto più. Magico trio. Magico trio. Devi andare fuori dei coglioni. Adesso il professorino prende 10.000, 10 pippi, come dite voi. Hai capito che robetta? Più bonus. Fanno tanto gli indipendenti, ma se me ne vado? Vado a mettermi quella cosa che marca la tua Natale. Cosa, il bustino prosciattica? Tisanina. Vai, mammusca, con forza, eh. Come sta? Bello. Bello. Oh. Eccomi. Amore. Ah, stai che sta bene con Dolce Vita. Papà gli ha trovato lavoro in un cantiere. Sì, perché? Si trasferisce qui a casa. Ci messo sai show no show. Ehi, e che fai? Beh, sì, all'inizio non è stata facile con Peppe, però poi mi ci sono abituato. A difesa di Aldo, anche Proust è rimasto in casa fino a 35 anni. Non si è andato via di casa a 35 anni, è andato via perché i suoi genitori sono morti, se no era ancora lì. E anche quel tavolo. È un risotto da inghiottire. Bava. Quando arriva qua tu lo senti proprio il sapore, sai? Ah sì, se sei ancora vivo.